Uè ragazzi e bentornati! Oggi parleremo del corvo. Say hello to Lefty and Righty. Acquistando il corvo sbloccheremo anche l'attacco preventivo. Per ogni eroe di rarità epica o superiore con almeno 4 stelle, aumenta i danni del 6,5% contro i nemici in piena salute. Vi basterà appunto comprarlo e questo vantaggio potrete metterlo a qualsiasi eroe. È una perk molto vantaggiosa qualora noi andiamo a utilizzare, che ne so, armi che infliggono tanto danno sul primo colpo, che ne so, faccio esempio di un lanciarazzi, di un cecchino, eccetera eccetera. In questo modo andrete a sfruttare appieno l'attacco preventivo. Quindi per ogni eroe di rarità epica o superiore con almeno 4 stelle aumenterà i danni del 6,5%. 6,5% per un eroe. Per 5 eroi sono intorno al 35-40%, che è comunque una quota molto molto considerevole. Comunque i vantaggi del corvo sono: incrementa i danni di destro e mancino del 25% come vantaggio standard. Ma come vantaggio comandante, oltre ad incrementare i danni di destro e mancino del 25%, destro e mancino provoca esplosioni che infliggono 20 danni energetici base in un raggio di 0,5 unità. Che poi diciamoci la verità, l'idea di destro e mancino deriva da qualcos'altro probabilmente. E non posso mentirvi, ma a me queste armi sono sempre piaciute particolarmente. Quindi avete presente l'abilità destro mancino? Ecco, fatela diventare esplosiva e così avrete, secondo la mia opinione, l'abilità destro mancino più forte di tutto il gioco. Ma ora questo lo verificheremo con un gameplay. Per quanto riguarda la build del corvo, raga, il corvo è molto personalizzabile. Nel senso che ovviamente voi sapete che andando a mettere dov'è il mancino, eliminando i nemici con le pistole o le mitragliette, ridurremo il recupero di destro mancino di un secondo. Quindi ha senso anche andare a incrementare le perk sulla pistola in modo che comunque andremo a killare quella che è la cooldown, perché oltre a killare la cooldown con dov'è il mancino avremo sangue freddo. Con uno sguardo che congela attivo, usare un'abilità riduce il recupero di tutte le abilità di 3 secondi e conclude uno sguardo che congela. Cosa significa questo? Uno sguardo che congela, che cos'è innanzitutto? Dopo aver eliminato 3 nemici, aumenta i danni d'arma a distanza del 10% e la stabilità dell'arma del 35% per 7 secondi. Ulteriori eliminazioni ricaricano la durata. Quindi per attivare lo sguardo che congela basterà uccidere 3 nemici in meno di 15 secondi. Incrementare la durata a noi non ci interessa, in quanto usare un'abilità riduce il recupero di tutte le abilità di 3 secondi e ce lo concluderà uno sguardo che congela, quindi andrà nuovamente riattivato in questo caso. Però quindi utilizzando destro e mancino, recuperando la cooldown con le pistole e anche con questa speciale perk, diciamo, basterà comunque uccidere un po' di nemici e poi, che ne so, lanciare anche una granata a muzzo, beh, ci scalerà la cooldown di 3 secondi, che sì, non è tantissimo rispetto alla cooldown che è di 1 minuto e 20, mi sembra. Recupero 100 secondi, quindi 1 minuto e 40, considerando che l'abilità dura 10 secondi, sono 1 minuto e mezzo di cooldown. Poi sangue freddo, raga, potete utilizzarlo anche con un soldato che abbia l'onda d'urto, in quel caso risulta veramente utile, in quanto l'onda d'urto ha una cooldown di 30 secondi. Magari con l'eroe che riduce la cooldown la facciamo diminuire in 15 secondi, 18 secondi quelli che sono, e spammando una granata faremo scendere la cooldown di altri 3 secondi, che sull'onda d'urto potrebbe risultare veramente utile, ma questa storia la teniamo per un altro video. Comunque, come dicevo, la build è molto personalizzabile. Io per questo video ho scelto di utilizzare il Wukong, quindi ogni 6 eliminazioni con armi a distanza attiva un'esplosione che infligge 37 danni base in un raggio di una unità. Quindi semplicemente uccidendo 6 nemici con le pistole esplosive sarà molto molto semplice, avremo quell'esplosione in più. Zap, già che ci siamo, destro e mancino, ora applica tormento, che infligge 13 danni energetici base al secondo per 3 secondi. Sì, raga, potrei anche rimuoverla, in quanto sinceramente questa perk è parecchio, parecchio inutile. Sinceramente, se devo consigliarvi di entrare con una build del genere per giocare, ormai sappiate che ci sono, che ne so, le abilità in base alla vostra vita. Ci sono abilità molto più interessanti di Zip Zap data dal carburo. Il carburo è carino da usare come primario, ma sinceramente neanche meglio del corvo, secondo me.
È bello far rimbalzare colpi sulle pareti, eccetera, eccetera, però per quanto riguarda la zona endgame non me la sento di consigliarvelo. Dov'è il mancino? Abbiamo detto quindi eliminare i nemici con le pistole o le mitragliette riduce il recupero di destro e mancino. Subwoofer, come sempre, raccogliere oggetti di metallo mi dà il 32% di possibilità di ottenere subwoofer. E forza di dinosauro, ogni un secondo aggiunge 3% della salute attuale al danno del prossimo colpo con arma a distanza. In missione mi sono trovato molto bene invece con questa build di eroi, ovviamente il corvo come primario. Poi vado a mettere totalmente rock come vantaggio squadra, quindi lo vado ad attivare con subwoofer e ritmo di battaglia. Il Wukong, che poi è molto molto utile. Poi il colpo della cintola è bene assestato, perché ovviamente ci incrementano i danni sulle pistole. E visto che destro mancino ovviamente equipaggia delle pistole, andremo a boostare quello che è l'attacco di destro mancino. Come molti di voi avranno notato, ovviamente utilizzare destro mancino contro gli zombie elementali è meno vantaggioso rispetto agli zombie fisici, seppur la descrizione della perk quasi ci fa intendere che il danno sia energetico. Ma se leggete bene la perk scoprirete che soltanto l'esplosione ha un effetto ad area a danno energetico, mentre il colpo in sé a quanto pare penso sia fisico. Comunque, ricapitolando, un ottimo eroe assolutamente da avere, perché oltre a sbloccarci il vantaggio squadra ha anche il destro e mancino più forte di tutto il gioco. Io raga vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, mi raccomando continuate a provare build differenti e magari anche a boostare un po' di più l'attacco di destro e mancino, sicuramente è possibile fare di più, sicuramente è possibile fare mille altre cose. Io ci tengo sempre che usiate un po' anche di vostra fantasia mentre andate a creare le vostre build. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video, noi ricordate che ci vediamo domani, bella bella! If you want me to take over, just give me the green light, just give me the green light. No can do. Nope. Watch it. Good. Enjoy. Grenade. Say hello to Lefty and Righty. This calls for two guns. Multi-gun madness. Double down. Make mine a double. Say hello to Lefty and Righty. Incoming. Back off. Last chance. Multitasking. If you want me to get close to you, just tell me.